pomeriggio storico, si può dire, nella vita del Sistema Nazionale per le Agenzie. Per la prima volta un confronto fra pubblico e privato. Beh sì, effettivamente è un momento importante per il sistema. Questa sera stiamo organizzando e sperimentando un momento di confronto fra gli operatori del sistema e il mondo delle imprese. Questo evento è un evento di preparazione per la conferenza nazionale del sistema che si terrà a febbraio a Roma e arriveremo alla conferenza nazionale attraverso un percorso fatto di tappe intermedie. Sono tappe nel quale il sistema si confronta col mondo degli stakeholder e con gli interlocutori principali che sono i cittadini e sono il mondo delle imprese. Oggi il confronto è con il mondo delle imprese. Abbiamo individuato 4 tematiche di interesse per il sistema imprenditoriale. Le tematiche sono quelle delle bonifiche, che è un tema caro per il luogo che ci ospita, che è la Fiera Remtec. Altro tema è quello dei rischi naturali e i cambiamenti climatici. Parleremo nel pomeriggio anche di economia circolare e tutto ciò che è collegato alla gestione dei rifiuti. E infine c'è un tavolo che è dedicato all'innovazione tecnologica al servizio della protezione ambientale. Contiamo di produrre alla fine della giornata 4 instant report, come abbiamo chiamato, semplicemente 4 liste di argomenti che saranno il centro poi di approfondimento per il sistema nazionale per il futuro, per indirizzare meglio la nostra programmazione e le nostre politiche all'interno del mondo della protezione ambientale. Alla fine, soprattutto grazie alla competenza sia dei componenti istituzionali che di fatto dei componenti delle imprese, che è gente che lavora sul territorio da tantissimi anni come noi, abbiamo trovato quelli che erano i punti critici al volo, perché già noti, e si va verso già una di quelle che può essere, non dico una soluzione, ma una strada, una concertazione verso un obiettivo comune. Si è parlato di tempistiche che sono ovviamente legate ai budget, soprattutto per chi agisce sul territorio, e una delle prime cose che diciamo proveremo ad affrontare con anche delle proposte fattive nel position paper è quella di punti chiave di risoluzione delle lungaggini procedurali amministrative che possono essere di carattere o giuridico oppure tecnico. Intorno ad un tavolo a discutere degli obiettivi comuni che sono poi gli obiettivi del paese, cosa pensa di questo primo tentativo di confronto? È sempre molto costruttivo, ritengo che se ci sono delle occasioni in cui possono sedersi a un tavolo i vari enti, i vari attori che si occupano di ambiente e che devono affrontare con le diverse declinazioni le problematiche ambientali, è sempre un arricchimento per tutti. Noi come struttura del Commissario Straordinario Generale Vadalà troviamo che questa sia un'occasione unica di grande crescita e di grande valore da utilizzare al massimo. Il tavolo è di estremo interesse anche perché analizziamo gli stessi problemi da angolazioni completamente diverse. C'è il punto di vista delle ARPA che dà indicazioni su come rendere efficienti i controlli, il punto di vista dei proponenti che invece guardano i tempi come un effetto di efficienza e quindi di costi. È molto molto stimolante come attività perché abbiamo gli stessi obiettivi ma veramente con angolazioni completamente diverse. Il confronto devo dire che è molto acceso, ci sono degli aspetti che stanno a cuore alle imprese e che sono effettivamente trovano un riscontro, motivo di dibattito, ecco, diciamo, nel tavolo. Certo che da qui, superato un primo momento insomma così un po' conflittuale, nascono in effetti molte soluzioni, molte possibili soluzioni, strade da percorrere, anche molto interessanti, devo dire. Direi che è stato ancora in corso un incontro molto utile perché abbiamo evidenziato alcuni argomenti che potrebbero vedere un'ottima collaborazione fra il Sistema Nazionale delle Agenzie per l'Ambiente e le imprese, e in particolare abbiamo evidenziato un argomento legato alla possibilità di organizzare uno scambio di dati tra pubblico e privato che vada ovviamente a beneficio di entrambi, al privato perché ha più osservazioni per sviluppare prodotti e strumenti e ovviamente al pubblico perché ha più osservazioni a disposizione per il monitoraggio. E poi abbiamo identificato un altro tema di rilevanza che è un potenziamento delle nostre capacità di
di gestione dei problemi di allertamento legati alle frane. E poi come ultimo ma molto interessante argomento è il fatto di avviare delle collaborazioni per riuscire a capire come ottimizzare i sistemi di monitoraggio in un clima che è cambiato e che sta cambiando, e quindi anche il modo di monitorare gli eventi dovrà ovviamente cambiare di conseguenza. È stata una giornata veramente molto importante che ha visto la condivisione sui temi dell'economia circolare, mettendo a confronto il pubblico con il privato, un tavolo spontaneo in cui sono emerse tutta una serie di problematiche, di richieste anche di interventi da parte del sistema nazionale a rete a supporto dell'economia circolare. Quello che è emerso è la necessità di avere una normativa chiara e omogeneamente applicata sul territorio nazionale, avere dei controlli efficaci ed efficienti, avere sempre più decreti end of waste che qualifichino i materiali per poterli effettivamente reinserire nei cicli produttivi. Ci siamo occupati anche del problema dello spreco alimentare e anche delle plastiche che sappiamo finiscono abbondantemente nei nostri mari e che devono assolutamente, il famoso marine litter che deve essere assolutamente appunto ridotti, quali possono essere gli interventi. Si è parlato tanto di comunicazione, informazione, formazione ai diversi livelli, a partire dalle scuole, ad arrivare a un pubblico più adulto e anche alle piccole e medie imprese che devono collaborare e devono essere messe nella possibilità di attuare veramente l'economia circolare. Non ci devono essere barriere per questi soggetti che rappresentano una realtà molto importante del nostro paese.